Alleluia! Benvenuti nella casa del Signore anche questa sera. Abbiamo detto che sarà una serata speciale. Le persone che stanno giù in fondo, se venite più avanti per un bene vostro. Poi, come si dice, chi tardi arriva male alloggia, no? Noi, perché questa giornata particolare? Facciamo accomodare prima tutti, poi... In diverse comunità italiane oggi è una giornata particolare e ci sentiamo legati anche a questi altri fratelli, a queste altre chiese che come la nostra chiesa sono impegnate in una missione particolare, la missione Amen. Vogliamo cantare qualche canto, poi parlerò un momentino di questa missione. Vedremo un filmato dell'opera di Dio che si sta svolgendo in Africa. E poi, come il Signore ci guiderà, faremo il resto. Spero di ricordarmi tutto quello che devo dire. Sono pienamente convinto che chi è il vero nostro aiuto è il Signore, no? Allora, prima di tutto preghiamo. Padre Celeste, mettiamo davanti a te in questo momento questo servizio. Le nostre anime preziose che sono per te, Signore preziose, sono preziose anche per noi, perché ognuno di noi è una perla per te, oh Dio. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché ci hai invitati in questo luogo, in questa sera. Vogliamo pregarti, o Signore, di guidare ogni parte di questo servizio con la presenza del Tuo Spirito che non solo ci consola, ma ci incoraggia e ci conforta continuamente. Ti ringraziamo con tutto il cuore per la Tua Chiesa, dovunque sparsa in questo mondo, è Tua, Signore, non è nostra, ma è Tua. Nessuno di noi appartiene a se stesso, ma ognuno di noi appartiene a te, che ci hai comprati col prezioso sangue di Gesù Cristo e ci hai fatti i tuoi figli. Vogliamo sentirci in questa sera ancora una volta un corpo, non soltanto noi qui che siamo presenti, ma anche in quante altre persone si collegano con noi in questo momento e quante altre persone, Signore, in questo momento stanno glorificando il Tuo nome insieme a noi per questa occasione. Grazie, Padre Celeste, con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. Diamo uno scorcio un pochino ai canti. Io metto qui, così mi ricordo un pochino i canti che cantiamo. Due o tre canti in particolare prima che facciamo vedere questo filmato. Allora, il primo canto che cantiamo, quello che abbiamo cantato è stato bellissimo, no? Siamo venuti qui con uno scopo e adesso cerchiamo l'Eterno, come dice questo canto, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e tutto il resto vi sarà sopraggiunto.
Sappiamo con certezza che niente è impossibile a Dio. Anche il canto che canteremo adesso è un breve coro. Anche questo dice niente è impossibile per te. Ci crediamo che niente è impossibile per il Signore? Tutto è possibile a Lui. A noi forse a volte diciamo io posso tutto e poi non possiamo tutto. Ma Lui può tutto. Amen. Cantiamo questo canto. È stato impossibile al Signore neanche di venire in questa terra, spogliarsi di se stesso per rivestirsi come un uomo, per offrire la sua vita per noi. C'è un canto che dice: che ti darò, Signore? Tu hai dato tutto per me. Come diciamo sempre, ogni volta che cantiamo questi canti, dovremmo pensare a quello che pronunciamo con la nostra bocca, perché credo che è importante anche per noi il nostro gesto nei confronti suoi. Amen. Anche la nostra lode che diamo a Lui, vogliamo dargliela con tutto il cuore. Tu fosti buono.
tutto voglio dare a te. Quando Gesù è venuto in questa terra ha dato il tempo che lui aveva per noi, per ciascuno di noi. Oltre a dare la sua vita, ha dato una manifestazione gloriosa di quello che era il Padre per ciascuno di noi. Ancora oggi egli desidera che noi impariamo da lui questo comandamento che lui ha dato. Quando Gesù ha parlato con i suoi discepoli ha detto chiaramente: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Allora, cantiamo questo canto. Gesù ci ha dato un comandamento. Accomodate pure voi, e se vi mettete in un posto che potete vedere anche voi il filmato, che vi farà bene, accomodatevi magari qui. Non so se capite cosa significa missione. Ma una missione non può cominciare se non c'è un comando da parte del Signore per poter andare. Molti missionari ci sono stati moltissimi anni fa, in Cina, in Africa, in tantissime parti del mondo. Alcuni hanno fondato chiese, alcuni hanno fondato opere gloriose per il Signore e altri, come è successo a questo tizio che è sceso qui in Calabria, a un comando del Signore. Obbediamo. Quando obbediamo al Signore c'è sempre lotte e anche vittorie. Non solo lotte, ma possiamo anche vincere nelle lotte che facciamo in questa terra. L'opera di Amen, prima la prima opera, quella che vi mostreremo fra un po', è l'opera di Funda. Funda è una zona nei limitrofi di Angola, in Angola, nei limiti di Ruanda, una città chiamata Ruanda. Dei missionari sono partiti, dei fratelli sono partiti da Napoli, diretti in Ruanda, per cercare
dietro a questo comandamento del Signore, hanno sentito di fare questo viaggio in Africa nel 1997 e è nato a loro un cuore per tanti africani, specialmente bambini, perché la persona che hanno incontrato per primo luogo si trovava proprio a Funda, e Funda era un villaggio di poveri, di baracche a non finire. Non abbiamo qui tanto filmato per farvi vedere tutta l'opera dall'inizio fino alla fine, vi mostreremo soltanto quello che è avvenuto da qualche tempo fino a questa parte. Poi, se Dio ci dà grazia, vi racconterò un pochino queste parole, questo lavoro. Mi ricordo un particolare che quando ci siamo incontrati con questi fratelli e ci hanno esposto, perché avevano fatto alcune fotografie anche della zona dove non c'era acqua per bere, dove c'era fiume contaminato, cibo pochissimo, quasi niente, insomma tante di queste povertà, fino al punto che questi fratelli, quando sono arrivati in Italia, ci hanno convocato a diverse chiese e abbiamo visto quest'opera e abbiamo preso a cuore, compresa la nostra chiesa, abbiamo preso a cuore quest'opera. L'inizio era soltanto di venire incontro ai bisogni dei bambini, bambini dai 4 anni ai 14 anni, perché in quel tempo queste persone in particolare, questi bambini in particolare, girovagavano tra l'immondizia insieme ai porci, insieme ai cinghiali, ai come si chiamano? Cinghiali e maiali. Queste persone, questi bambini andavano alla ricerca del cibo per mangiare, un po' come fanno in tantissime zone purtroppo dell'Africa. Allora abbiamo pensato di creare qualche cosa e abbiamo chiesto al Signore prima di tutto un campo. Abbiamo mandato un fratello in particolare per cercare un campo, abbiamo trovato in questa vastità di baracche un campo molto aperto, circa 10.000 metri quadrati di terreno, e ci siamo appropriati di questo terreno. Quando il governo africano ha visto questo interesse nostro per poter comprare questo terreno, subito si è accesa una lampadina a loro: vengono soldi dall'Italia. Ma ci sono state tantissime prove quando abbiamo cominciato questo lavoro. La prima cosa che abbiamo cominciato a fare è stata precintare questo terreno, e è stato il primo costo per noi. Il desiderio era quello di fare in modo che si potesse avere una scuola per questi bambini, per dare educazione a questi fanciulli e per dare la possibilità a questi fanciulli anche un po' di cura, non solo un'alimentazione, ma anche curarli veramente nel senso fisico. Nasce così il desiderio di costruire le prime aule e abbiamo costruito lì 8 aule per bambini e 2 missionari che venivano dall'Argentina, perché si parla portoghese. No, portoghese. In Brasile. Queste persone sono andate là, che sono venute anche in questa città per testimoniare della loro opera, e il lavoro che hanno fatto queste persone è stato un lavoro stupendo, glorioso, perché si sono presi a cura di questi bambini. Poi è nata la necessità di curarli fisicamente. Molte bambine stuprate,
molti bambini che hanno avuto moltissimi problemi, malattie di tanti generi, e grazie a Dio di questi missionari che si sono dedicati per quest'opera, fino al punto che in una di queste aule hanno cominciato a fare una specie di medicine o di qualcosa di medicine. Da lì è partito il desiderio, abbiamo bisogno di correnti, abbiamo bisogno di diverse cose perché noi possiamo mandare avanti l'opera. Vi dico soltanto questo particolare, che dal 97 al 2016, quindi pochi anni, no? In questi pochi anni si è fatto un grandissimo lavoro. Non solo c'è stata la possibilità di fare queste aule, è stata fatta la possibilità di avere un centro medico. Alcuni medici che sono venuti dall'Italia, come dall'Alta Italia, sono scesi fino a Funda per curare questi bambini, e facevano questo viaggio ogni mese per cercare di aiutare questi bambini, curare questi bambini. Poi è nata la necessità di un'autoambulanza, perché certi casi erano troppo gravi che non si potevano curare lì, quindi abbiamo fatto un appello alle chiese se era possibile di avere una jeep, di avere un'autoambulanza, una macchina per poter fare questi viaggi verso la città, verso la capitale. E quindi è nata la prima autoambulanza. Da quella è venuta poi un'altra autoambulanza, grazie a Dio per le due autoambulanze che hanno potuto soccorrere tutte queste persone. Io mando avanti questo filmato, e in questo filmato vedrete diverse cose. Poi continuerò a dirvi quello che il filmato non ci può mostrare. Se qualcuno spegne la luce. Secure, he will.
like snow. The sun forbear to shine, but God, who called me here below, will be forever mine. Will be Allora, quello che avete visto poco fa, e adesso vi devo spiegare qualche cosa. Avete visto lì che c'era qualcuno che distribuiva pane? Lì abbiamo cercato di mandare qualcuno dall'Italia a imparare a qualcuno a fare il pane. Abbiamo aperto un forno per accudire ai fanciulli. E all'inizio avevamo circa 800 bambini e man mano che si andava avanti i bambini sono aumentati perché la gente affluiva sempre di più al bisogno materiale, veramente il bisogno materiale, avevano bisogno di tutto quello di cui una persona ha bisogno. Qui nel filmato avete visto bambini vestiti, alcuni nudi. Ma quando sono andati i fratelli e quando i bambini venivano in questo centro beniamino, venivano nudi e quindi c'era necessità di vestire anche questi bambini. Abbiamo aperto in questo locale di questo centro Funda, abbiamo aperto anche un centro medico, ci sono ragazzi che sono stati istruiti per fare farmaci per le necessità, quindi c'è un centro farmacologico che costruisce medicine per questi ragazzi, per questi bambini, per accudire a queste persone che vengono lì. Ogni giorno, prima che succedesse la pandemia anche lì in Africa, ogni giorno c'erano centinaia di persone che facevano la mattina la fila per la visita medica, donne, uomini, persone che avevano bisogno perché non ci vedevano. E allora è nata pure la necessità di costruire, di fare un centro, non so come sia, oftalmico, per creare occhiali, e ci sono persone che fanno occhiali, ragazzi che sono stati istruiti per creare occhiali in modo che chi non ci vede può avere occhiali. Questo lavoro è un lavoro dal 97 ad oggi, è un progresso, man mano che si va avanti è un progresso straordinario che ci stupisce sempre di più nel vedere come il Signore entra in possesso. Ci sono stati tre casi in particolare, uno in particolare che poi è morto per il colera e poi è venuto in Italia per essere visitato, è ripartito per l'Africa di nuovo e poi è morto lì Beniamino. Questo era il primo ragazzo che è stato assistito e questo centro poi è stato chiamato appunto Centro Beniamino. Ci sono stati due casi particolari di operazioni che erano necessarie che in Africa non si potevano fare. Sono stati ospitati qui in Italia da alcuni fratelli, alcune chiese che erano un po' più vicino alla nave o ai porti e, per poter fare queste operazioni. Uno, un bambino proprio
un setto nasale, qualcosa di particolare, tutta la parte dentaria superiore di questo bambino è stato operato, un altro addirittura agli occhi, un'operazione delicata agli occhi. Insomma, queste operazioni sono state accudite e sopportate e finanziate da noi come chiese per l'opera del Signore. Mi pare 2 anni fa o 3 anni fa c'era un desiderio, c'era qualcuno là in Africa che desiderava aiutare qualcosa per costruire vestiti ai bambini. Allora cercavano macchine da cucire e strumenti, materiali che potevamo mandare in Africa. E poi hanno cominciato a fare delle borse particolari, borse tipo zaini per le scuole, per dare anche ai bambini che erano lì a Funda, e anche per vendere questi zainetti in modo per aiutare un po' l'opera che si poteva fare. Mi ricordo giorni fa, circa una 10-15 giorni fa, mi è arrivata una notizia dall'Inghilterra. Questa notizia parlava dell'Amen. In Inghilterra si parlava di quest'opera, di questo ente di beneficenza in Africa, e ha descritto dettagliatamente tutto il lavoro che si è fatto e si faceva, e questa nuova costruzione di altre 8 aule che avete visto, che sono state costruite velocemente, altre 8 aule per accudire altri bambini, perché oltre agli 800 ne sono venuti altri bambini e era necessario averli nelle aule. Quando è venuta la pandemia abbiamo dovuto chiudere, perché il governo ci ha costretti di chiudere, un po' come tante aziende anche in Italia sono state chiuse per causa del coronavirus. Anche lì ci hanno costretto a chiudere il centro, quindi non c'era più la possibilità di avere assistenza per le mamme, per i bambini, e questo diventava ancora più difficile perché i medici dovevano correre di casa in casa o dentro al villaggio, di baracca in baracca, andare ad aiutarli, andare a visitarli e fare delle cure più che sia possibile quello che potevano fare. Questo era stato un lavoro molto forte, molto impegnativo anche per i missionari che si trovavano lì, perché oltre a guardare il locale, cioè guardare quello, poi hanno aperto un campo sportivo per i ragazzi, per dare la possibilità che ci fosse un'istruzione anche per i ragazzi. Avete visto una casa famiglia, che è stata aperta una casa famiglia dentro al centro. In questi 10.000 metri di terra avevamo bisogno ancora di spazio e si è comprato un altro pezzo di terra che stava dietro a questo campo per costruire anche altri strumenti per aiutare questi bambini. Poi si è aperta la chiesa, avete visto il locale di culto, perché oltre all'insegnamento secolare, all'insegnamento scolastico, era necessario pure di accudire queste persone nel senso spirituale, perché l'opera di un missionario non è soltanto di istruire nel senso scolastico, ma anche in un senso spirituale. Quindi l'aiuto dei pastori, di alcuni pastori che si trovavano nella città, che sono venuti ad aiutarci in questo campo per assistere oltre ai missionari che già c'erano in quel luogo. Lì poi si sono celebrati dei battesimi in acqua, battesimi di Spirito Santo, salvezze di nuove anime. Quindi oltre a esserci l'affluenza di questi bambini, c'era anche l'affluenza delle persone da di fuori, dal villaggio, che venivano ad ascoltare il culto, e grazie a Dio che il Signore
ha operato grandemente anche lì. Quindi è stata un'opera veramente meravigliosa. Quello che voglio dire ancora a proposito di questo, avete visto pure nel filmato che si è aperto una possibilità di fare uno strumento come l'abbiamo qui noi, uno strumento radio, per poter mandare in onda dei messaggi e dei programmi via radio. Avete visto che ci sono anche delle persone che svolgono questa attività attraverso la radio. Allora, io mi fermo qui con queste notizie. Spero chiaramente di mostrarvi una cosa che diceva appunto il Signore Gesù. Apostolo Paolo si trova in un paese, ad Efeso. A Efeso cita queste frasi che io leggo nel libro degli Atti, Atti degli Apostoli, capitolo 20, dal verso 32. Manda in onda, così chi non ha una Bibbia può leggere attraverso il filmato. E ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia che è in grado di edificarvi. Grazie, perché vedo più là che qua, di edificarvi, di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno, diceva Paolo a questa gente. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e quelli che erano con me, e in ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi, ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse che c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Se voi andate alla ricerca in tutto il Nuovo Testamento di queste parole che Paolo ha citato in questo verso della Scrittura, Gesù disse c'è maggior felicità nel dare più che nel ricevere, non si trovano. Se la inventate, Paolo? No, non credo. Credo invece che Paolo ha guardato attentamente alla dimostrazione di Gesù, al sentimento, al motivo per cui Gesù è venuto in questa terra. Il Salmo 2 parla chiaramente di questa lotta che Gesù ha avuto in questa terra insieme ai suoi discepoli. Isaia in particolare cita anche questa realtà, che Gesù Cristo ha pronunciato una frase molto forte ripetuta nel libro di Luca capitolo 4 versetto 18 e 19, dove dice: lo Spirito del Signore sopra di me, il Signore mi ha unto e mi ha mandato a curare i cuori malati, a guardare attentamente, a mandare in libertà i prigionieri. Conosciamo tutti questo versetto. Ma le cose molto molto chiare che sono scritte nel Vangelo, negli Vangeli, è che il Signore Gesù non si curava soltanto nel senso spirituale delle persone, ma si curava anche dei bisogni delle persone, di quello che le persone avevano bisogno. Ci ricordiamo di un episodio in particolare, una prima moltiplicazione che lui fa quando vede una gran moltitudine di persone, 5.000 uomini, più le donne e i bambini, quindi più di quanto si possa immaginare. Non sappiamo se erano più bambini, tanti bambini o una donna sola, ogni uomo una donna, non lo sappiamo,
ma una cosa è certa, che 5.000 persone con certezza erano nutrite soltanto da 5 pani e 5 pesci che qualcuno aveva donato a Gesù. Noi non abbiamo altro se non questo, perché Gesù aveva espresso un desiderio: ho compassione per queste persone che da giorni mi stanno seguendo, sono affamate e voi non gli potete dare da mangiare, quindi che abbiamo? Abbiamo solo questi 5 pani, ti diamo questi 5 pani. Gesù spezzò questi pani, saziò queste persone e raccolsero 12 ceste piene di pezzi avanzati di quello che avevano mangiato. Hanno mangiato a sazietà e sono avanzati pezzi in più. Un'altra volta ha avuto un'altra occasione di fare una moltiplicazione, lo stesso si cita di 5.000 persone, 5.000 uomini, e anche qui Gesù ha dato da mangiare a queste persone tanto che le persone, dice il Vangelo, correvano verso Gesù, dovunque Gesù andava, in cerca di un aiuto, perché gente non soltanto aveva bisogno solo di pane, avevano bisogno anche nel senso spirituale. Quando noi parliamo della vita di Gesù e questa disposizione di Gesù, il canto che abbiamo cantato poco fa, che ti darò Signore, tu ti sei dato tutto a me. Paolo prende una frase nel capitolo 9 del libro di Corinzi, al secondo libro dei Corinzi, dal verso 6 in poi di questo capitolo 9 di seconda Corinzi, Paolo spiega chiaramente il motivo e l'azione che Gesù ha fatto fisicamente in questa terra. Possiamo mandare avanti questo scritto. Questo dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Avanti. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né di per forza, perché questo lo ripetiamo spesse volte quando presentiamo l'offerta, no? O cerchiamo l'offerta. Dio ama un donatore allegro, niente per forza, niente obbligatorio, ma Dio chiama le persone a essere volontari. Avanti. Or Dio è potente da fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buon'opera. Come sta scritto, egli ha sparso, Dio ha sparso, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Ancora, ora colui che fornisce la semente e al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà un rendimento di grazia a Dio. Fino al verso 16 parleremo. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche un'abbondanza di ringraziamenti verso Dio, perché a causa della prova di questa sovvenzione, poi spiegherò di questa sovvenzione, essi glorificheranno Dio per l'obbedienza all'Evangelo di Cristo che voi confessate e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. 15-16. Ora si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Se mi fermo un attimino qui, poi penso: ma a quale dono si riferiva Paolo? Qual è stato il dono che Dio ha dato all'umanità? Qualcuno dice solo la vita eterna. Non solo la vita eterna, ha dato prima Gesù.
ha dato la sua grazia, ha dato il suo amore, ha dato il suo spirito, ha dato la sua misericordia, ha dato la guarigione, tutto quello che era in dono, quello che partiva dall'amore del cuore di Dio, Dio lo ha dato a noi. E Paolo diceva: ora sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Verso 16, finito, 15, ok. Dimostrando chiaramente questa realtà, allora, che cosa diciamo a proposito della sovvenzione? Perché Paolo parlava a questa chiesa di Corinto la sovvenzione? Perché si era venuta a conoscenza che a Gerusalemme c'era gente povera. Pensate, in una città come Gerusalemme, una città dove ci poteva essere il centro della religione ebraica, in quel luogo forse c'era tanta religiosità, ma c'era tanta povertà. E in questa povertà la Chiesa in particolare, che si trovava oltre ad essere in povertà, era anche perseguitata in quel luogo, gridavano aiuto, e Paolo ha captato questo aiuto, ha ascoltato questo SOS da quella chiesa e ha fatto il giro delle chiese in tutta l'Asia Minore cercando di raccogliere più fondi possibili per sostenere la chiesa che era in Gerusalemme. E questa chiesa dice, nelle frasi prima che abbiamo letto di questo capitolo 9, mi piacerebbe se lo leggete questo capitolo 9, perché il capitolo 9 di Secondo Corinzi parla proprio di questa realtà, che Gesù si è fatto povero per arricchire noi. La ricchezza che noi oggi abbiamo della sua grazia, la ricchezza che abbiamo del suo benessere, anche forse del nostro lavoro o di quello che abbiamo, lo dobbiamo a Dio che ci ha dato Cristo Gesù, e alla povertà di Gesù che è venuto in questo mondo, non in pompa magna, ma è venuto qui in questa terra, umile, povero, falegname, un falegname che doveva guadagnarsi da mangiare, un po' come ha fatto poi Paolo in questa realtà di cui parla gli Atti degli Apostoli, che per sostenere gli altri, non per sostenere se stesso, per sostenere gli altri, Paolo si è messo a fare anche tende per poter dare da mangiare a quelli che erano nel bisogno. Tanto era l'amore per gli altri, come Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli di amare il prossimo come se stessi, così Gesù ci insegna ancora a noi oggi di amare il prossimo come noi stessi. E quando si faceva questa sovvenzione, Paolo diceva: facciamo in fretta, che vogliamo portare questa sovvenzione in Israele, a Gerusalemme, perché là la gente muore di fame, ha bisogno urgentemente. E quando ha fatto questo raccolto, Paolo ha mandato due uomini o due fratelli in particolare per mandare questa offerta lì. Se voi avete familiarità con gli Atti degli Apostoli, nelle accuse che facevano a Paolo, nei confronti di Paolo, Paolo dimostrò chiaramente a queste persone la realtà stupenda che lui aveva sperimentato dentro di sé, cioè quella di soffrire per Cristo pur di venire in soccorso delle persone che soffrivano forse più di lui. Allora, qual è la chiave particolare che Paolo usava con queste persone? Il verso in particolare che leggiamo è il verso 6 del capitolo 9 di Seconda Corinzi. Ora dico questo, dice Paolo a questa persona: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi mieterà scarsamente, chi semina generosamente mieterà abbondantemente. Spesse volte siamo proprio come quei contadini che seminiamo il campo e poi non copriamo la terra, cioè il seme che viene seminato deve essere prima coperto. Gesù ha detto chiaramente, parlando di se stesso:
se un seme non muore, non può produrre frutto. E spesse volte questi contadini non curanti del proprio campo, nel momento che hanno seminato, non hanno messo spaventapasseri e non hanno ricoperto subito questo terreno, questo seme, e quindi gli uccelli si sono mangiati il cibo. Vi ricordate la parabola del seminatore? Forse no, forse sì, forse no. Parla di quattro tipi di persone, poi si parla delle persone che uno che pande questo seme in terra battuta e molto di questo seme viene mangiato dagli uccelli, viene portato via. Altri viene sparso questo seme non curando proprio solo il campo, ma spandendolo all'impazzata, per dire così, in modo che andasse anche in mezzo alle pietre o in mezzo ai cespugli, dove poi non c'era più nutrimento e tutto quello che veniva su subito dopo veniva a morire, perché o era soffocato dalle spine o era addirittura senza radice. Dimostrando allora questa chiarezza, Paolo scriveva ancora a questa chiesa: ricordatevi che chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. Il mio pastore diceva sempre: quando è convertito questo, è convertito pure il cristiano. Dimostrando chiaramente che spesse volte quello che noi pensiamo che la nostra sufficienza non ci basta, quindi non possiamo seminare, non abbiamo la forza per seminare. Bene, io vi dico quello che Gesù dice. Gesù prima ha dimostrato una verità, vedendo, mentre c'era una cassa delle offerte per l'opera del Signore, Gesù vede una povera vedova che mette pochi spiccioli dentro alla cassa e Gesù chiama i suoi discepoli: avete visto? Questa donna ha gettato nella cassa più di tutte le altre persone che hanno gettato prima, perché lei ha dato tutto quello che aveva per versarlo nella casa del Signore. Il cuore di quella vedova era l'opera di Dio. Quello che sentiva nel cuore questa donna era: l'opera del Signore ha bisogno di essere mantenuta, sia per i sacerdoti, sia per la ristrutturazione dei locali, eccetera, eccetera. La dimostrazione di questa realtà che noi parliamo, che dice la parola del Signore, ci dimostra chiaramente, Gesù ha detto chiaramente: nel mondo voi non avrete più me, ma nel mondo avrete molti poveri. Perché aveva detto questo? Perché c'era una persona in particolare, io dico Maria, non Maria, quante Marie ci possono essere qua dentro, no, ma Maria, la sorella di Lazzaro, e questa Maria che aveva un gran tesoro, una coppa, un vasetto di alabastro con dentro del profumo prezioso. E questa donna, sapendo che Gesù era a casa di questo Giuda, questo fariseo, ha versato sopra Gesù questo olio e subito i discepoli: non si poteva questo vendere e col ricavato darlo poi ai poveri. E Gesù ha citato una frase molto forte che è un ammonimento per ciascuno di noi: i poveri li avrete sempre. Forse in Calabria non ci sono i poveri, forse a Cosenza non ci sono i poveri, forse nei paesi non ci sono i poveri, ma è quando noi vogliamo chiudere gli occhi, vogliamo bendare gli occhi che non vediamo i poveri, perché ci sono i poveri. Specialmente con questa pandemia
è avvenuta? Quanti poveri si sono aumentati giorno dopo giorno? Quante lamentele di persone che non possono più sostenere la propria opera e che devono chiudere a forza perché non hanno più sostentamento. C'è sempre bisogno di poveri in noi per dimostrare se veramente dentro al nostro cuore c'è questo desiderio, come dice il Signore, chi semina scarsamente mieterà anche scarsamente. Io cito l'opera di questa comunità per poi fare un appello particolare, perché questa sera vorremmo raccogliere un'offerta per questa opera funda. Vogliamo che ancora continuino i fratelli a operare. Pensate che queste persone vanno alla ricerca del cibo, oltre al pane che loro fanno, ma non basta solo il pane per dare alle persone, hanno bisogno di olio, hanno bisogno di mais, hanno bisogno di materiale per poter dare alle famiglie. Avete visto le macchine che vanno continuamente al villaggio per distribuire, oltre alle persone che vengono lì per prendere il cibo. Allora, noi abbiamo aperto la prima nostra comunità a Via Zanotti Bianco. Quando ho trovato questo locale, all'epoca, quel locale mi costava 65.000 lire, parlo anno 1966, 65.000 lire soltanto il locale di culto e 35.000 lire dell'appartamento dove stavo a abitare sopra la chiesa. Sopra la chiesa avevamo preso un affitto, un appartamento. Ho cominciato da zero quest'opera. Non pensate che sono venuto qui e già c'erano 100 persone che potevo curare e neanche 10 persone che potevo curare. Io e mia moglie ci siamo impegnati notte e giorno non soltanto a assistere le persone nelle famiglie, a cercare di bussare le famiglie. Quante volte abbiamo ricevuto patate in fronte, uova, pomodori, sassi, porte chiuse in faccia. Ma non ci è importato niente, perché sapevamo che chi ci aveva mandato in questo luogo era il Signore e Lui provvedeva. I mesi, lo sapete come camminano i mesi. O pensate che voi appena aprite un locale, il mese dopo viene fra 3-4 mesi, 5 mesi, no. Il proprietario cercava ogni mese le 65.000 lire per l'affitto del locale e le 35.000 per sopra. Stipendi non ce n'erano. All'inizio la Chiesa di Roma ci ha cercato di sostenerci un pochino, poi nel 70 la Chiesa ha detto: adesso stop, dovete camminare da soli. E all'epoca, nel 70, quindi solo quattro anni dopo, eravamo soltanto 8 persone. Con 8 persone ogni mese uscivano fuori 65.000 lire per il locale e 35.000 lire per la casa. Io vi dico, non sono andato mai in un negozio a chiedere un abito per vestirmi, perché sempre qualcuno si avvicinava: ho un vestito per te, puoi avere questo vestito, ti piace? Guarda un po' se ti va bene questa misura. Io sono vissuto così per diverso tempo nella mia vita e ho visto che il Signore non mi ha mai, mai, mai abbandonato e non ha mai abbandonato la nostra comunità. Abbiamo sostenuto anche altre opere, grazie a Dio, perché la Chiesa ha risposto in un modo stupendo. Pensate adesso a queste persone che sono lì in Africa.
Pensate a quelle persone che stanno dietro le macchine da cucire, che cercano di cucire qualche cosa per poter guadagnare qualche centesimo, per poter aumentare, per prendere un po' più di farina, per fare più pane per gli altri. Pensate a quelle persone che lavorano continuamente per fare medicine, perché nonostante tutto si continua a fare medicine con la speranza che questi medicinali possano andare in aiuto alle famiglie bisognose. Io quello che vi chiedo stasera è proprio quello che il Signore vuole fare attraverso questa Chiesa per sopportare un pochino quest'opera. Circa un mesetto fa, io faccio parte del direttivo di questa opera dell'Amen. Mentre eravamo alla riunione del Consiglio nazionale, si cercava di vedere come potevamo cercare in qualche modo di aiutare i fratelli, stampando magari dei calendari, e poi abbiamo visto che quei calendari che avevamo una volta, se vi ricordate, abbiamo portato calendari da muro abbastanza grandi, e questi calendari abbiamo, non abbiamo più potuto stamparli perché ci costava troppo alla stampa, e abbiamo pensato di fare una cartolina di buon anno e più alcune notizie e un'opportunità che si potrebbe avere per fare offerte volontarie. In più abbiamo pensato di fare un segnalibro con un calendario. Questa volta questo calendario si può avere, anche se piccolo, possiamo avere questo calendario così, lo troverete poi alla libreria. Io mi fermo qui. Adesso faremo una preghiera, chiederemo al Signore di e pregheremo al Signore non soltanto per Funda, preghiamo per quei bambini, preghiamo per quei medici, preghiamo per quelle persone che lavorano. Vogliamo chiedere al Signore che il Signore intervenga, li sorregga, che possa andare via presto questa pandemia, affinché anche queste altre 8 aule possano essere inserite e riempite con questi fanciulli, che nonostante tutto si è riaperta la scuola anche un po' separatamente, un po' come succede qui in Italia, anche lì c'è bisogno di stare a distanza, ce ne sono molto di meno, però devono fare più turni e quindi ci sono più impegni dei fratelli. Vogliamo pregare tutti insieme e preghiamo anche perché il Dio possa benedire questa offerta che faremo per l'Amen. Padre Celeste, Dio grande e magnifico, io ho potuto dire poco di quello che in realtà gli occhi nostri hanno potuto vedere in tutti questi anni, il modo come tu hai iniziato quest'opera così gloriosa, come tu hai sostenuto fratelli, missionari che hanno dato la loro vita anche a costo di malattie per poter sopperire al bisogno di quelle anime che gridavano aiuto. Noi in questa sera vogliamo renderti grazie, gloria, sia resa il tuo santo nome, Signore, perché hai potuto dare la forza a questi fratelli di essere fedeli fino ad oggi per poter proseguire il loro lavoro. Grazie, Signore, per quello che hai fornito fino ad oggi. Proprio come è stato detto, questa famosa frase che spesse volte diciamo per noi stessi, fin qui tu ci hai soccorso, fin qui ci hai sorretto, fin qui ci hai guardato, fin qui, Signore, ci hai provveduto pane per poter mangiare.
Grazie, Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il cuore. Ti preghiamo per quei medici, Signore, che si impegnano per la cura di quei fanciulli, per quelle infermiere che si sono dedicate a questo lavoro. Ti ringraziamo, Signore, per quei ragazzi che hanno imparato a fare medicine. Aiutali, oh Signore, a quelli che fanno il pane, Dio onnipotente, a quelli che distribuiscono il pane, il cibo. Signore, ti preghiamo, da forza a loro, che non si stanchino, Padre. Tu sei il Dio che dai forza allo stanco. Sei colui, oh Signore, che chi confida in te non sarà mai smosso e non sarà mai abbattuto. Noi ti preghiamo in questa sera, Signore, che tu tocchi il nostro cuore, la nostra anima, Signore, perché noi possiamo offrirti con gioia quello che possiamo offrirti, oh Signore. Lo vogliamo fare con tutto il cuore, con tutta l'anima. Ti ringraziamo anche per le persone che hanno quei salvadanai dell'Amen. Signore, che tu possa davvero aiutare anche quelle persone che in questo momento stanno ascoltando, Signore, non sanno come provvedere. Signore, possa tu intervenire anche verso di loro per un'offerta che danno per l'opera tua. Grazie, Signore, con tutto il cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. 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 Ora vorrei chiedervi gentilmente, visto e considerato che dobbiamo fare il giro per uscire solo da una parte, mi pare che si deve per forza uscire da questa parte, allora quelli che sono da questa parte, se passano dal centro, se vogliono fare l'offerta, mettono l'offerta di lì, e le altre persone fanno all'inverso, così. Possiamo tutti noi. Signore, guardaci a ognuno di noi, benedicici, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Di qua, Pace, Dio vi benedica, la grazia del Signore sia con tutti voi.